Salve, buongiorno da Barcellona, presentiamo nuovi SSD Samsung serie 830 caratterizzati da un design unico e particolare, oltre che delle performance eccezionali su questo nuovo tipo di prodotto, caratterizzato dall'interfaccia SATA 3, compatibile con tutti i nuovi notebook e desktop che si possono trovare sul mercato. Questo prodotto si differenzia dalle prodotti della concorrenza perché è completamente costruito, studiato da Samsung. Come potete vedere all'interno del prodotto tutti i componenti riportano il marchio Samsung, dall'innovativo controller a 3 core alla memoria cache a 256 mega e dalla memoria toggle. In questo modello, come potete vedere, ce ne sono 8 perché è un prodotto a 256 giga. Il nuovo SSD Samsung 830 è stato studiato per fornire all'utente finale delle velocità di lettura molto elevate che sfiorano i 500 megasecondo. Particolare attenzione è stata fatta sulla velocità randomica di lettura, perché Samsung pensa che il multitasking sia fondamentale nell'uso quotidiano del PC. Inoltre, a differenza dei nostri concorrenti, abbiamo fatto molta attenzione alla stabilità delle performance. Infatti questo prodotto non presenta mai un calo drastico e improvviso della velocità di lettura o di scrittura. Disponibilità, varie capacità che saranno presenti sul mercato saranno 64 giga, 128 giga, 256 giga e 512 giga, disponibili in due versioni differenti. Una per notebook, all'interno della quale si troverà un cavo SATA USB per il passaggio dei dati veloci. Per passare ancora più velocemente i dati dal vecchio hard disk all'SSD, Samsung ha incluso nella confezione Norton Ghost in versione completa. L'altra versione per desktop, oltre a Norton Ghost, comprende anche il bracket e i cavi per collegare l'SSD alle schede. Disponibilità sul mercato a partire da inizio novembre. Prezzi indicativamente, il 128 sarà intorno ai 200 euro, il 256 400 e il 512 sarà superiore ai 700 euro.